Sono 38 le vittime del terribile incidente in Irpinia sull'autostrada Napoli-Bari, 20 feriti tra i quali due bambini in gravi condizioni. Tutte le vittime viaggiavano su un pullman che è finito su una fila di auto precipitando poi da un viadotto. Andava troppo veloce, dicono alcuni testimoni. Si ipotizza anche un guasto ai freni. Il presidente napolitano parla di sciagura inaccettabile e chiede maggiore impegno per la sicurezza. E c'è attesa per la sentenza della Cassazione sul processo a Berlusconi per i diritti Mediaset. Il premier Letta non teme ripercussioni sulla tenuta del governo. Non ho paura, l'Italia è stabile, ma i falchi PDL si preparano allo scontro. Il capogruppo del PD al Senato, Zanda, avverte fine dell'alleanza in caso di reazioni eversive. Dopo le dichiarazioni di Saccomanni, un altro timido segnale di ripresa economica, ma la prudenza è d'obbligo. A luglio l'indice del clima di fiducia delle imprese italiane è salito. Secondo le stime dell'Istat, l'ottimismo investe tutti i settori. Conquistato il cuore del Brasile, Papa Francesco è rientrato in Vaticano. 3 milioni di persone ieri a Copacabana per la messa che ha concluso le giornate mondiali della gioventù. Giocate nella squadra di Gesù, ha detto Bergoglio, salutando Rio de Janeiro e dando appuntamento ai giovani a Cracovia nel 2016. Perquisite le abitazioni di una dozzina di attivisti in Ottava Torino, in Val di Susa. Per la prima volta sono accusati di attentati con finalità terroristiche ed eversive in relazione agli episodi di violenza al cantiere di Chiomonte del 10 luglio scorso. Buongiorno, benvenuti al telegiornale della 7. Dunque, in primo piano c'è il drammatico incidente avvenuto ieri sera in Irpinia che ha provocato una strage. Sono infatti 38 le vittime dei 50 che si trovavano a bordo del pullman quando questo, per motivi ancora da accertare, ha tamponato alcune auto in coda per poi precipitare per oltre 30 metri da un viadotto. Una sciagura inaccettabile per il presidente della Repubblica Napolitano, che si è detto addolorato e vicino ai familiari delle vittime e ai feriti, una vicinanza espressa anche dal presidente del Consiglio Enrico Letta da Atene durante una conferenza stampa con il premier greco Samaras. Ma noi ci colleghiamo subito in diretta da Avellino, dove c'è per noi Rossana Russo. Rossana, buongiorno, quali sono le ultime notizie? Sì, buongiorno. Come dicevi tu, il bilancio è di 38 morti e 20 feriti. Si ipotizza anche una 39esima vittima, secondo notizie diffuse dal ministro Lupi. Stamattina, fino a poco fa, i vigili del fuoco, dopo aver lavorato tutta la notte per estrarre i corpi delle vittime, sono stati ancora sul posto per rimuovere quelle che erano le lamiere, quello che era rimasto del pullman precipitato. Alle mie spalle l'ospedale Moscati di Avellino, dove sono ricoverati alcuni dei feriti. Una donna è stata operata poco fa, i medici ci dicono che non è ancora fuori pericolo. Nella camera mortuaria è stato portato l'autista del pullman. Altri feriti sono in altri ospedali, in particolare 5 bambini sono ricoverati nell'ospedale Santo Bono di Napoli. Non ci sono genitori ad assisterli. Questo ancora è da chiarire, se perché sono deceduti nell'incidente o perché sono rimasti feriti. Intanto è stata allestita stamattina una camera ardente in una palestra di una scuola di Monteforte Irpino, e alcuni parlano di tragedia annunciata per la particolarità di questa autostrada, quel tratto particolarmente insidioso. Ma su questo la procura di Avellino ha aperto un'inchiesta per ora per omicidio plurimo colposo. Sentiamo il servizio di Antonella Galli. Sul viadotto ci sono ancora le auto, 13, che il pullman ha travolto nella sua folle corsa prima del salto nel vuoto. La polizia sta ancora facendo i rilievi, serve tempo, ma qualcosa è già chiaro. Quando è arrivato qui ieri sera il traffico era bloccato, ci sono lavori in corso. I primi testimoni ascoltati dagli inquirenti hanno detto che il pullman andava troppo veloce, velocità inadeguata l'hanno definita gli investigatori. Lo confermano anche i primi esami, sull'asfalto non ci sarebbero tracce evidenti di frenata compatibili con quelle del mezzo. Ora bisogna capire perché l'autista viaggiasse a quella velocità. Forse un problema ai freni, un guasto tecnico, ma non si può neppure escludere un malore. Come da prassi bisognerà verificare anche che non avesse assunto alcolici o sostanze stupefacenti. Tutto questo lo stabilirà l'autopsia.
Ma c'è anche un'altra notizia ancora da verificare. Sembra che qualche chilometro prima di arrivare qui il pullman si fosse fermato per un guasto. I magistrati stamattina qui in procura sono tutti al lavoro. Ovviamente le indagini sono appena all'inizio, ma alla fine la lista degli indagati potrebbe essere davvero molto lunga. Una delle auto sul viadotto è completamente schiacciata nella parte superiore. Il pullman potrebbe essergli passato sopra e la macchina potrebbe essere stata una sorta di trampolino verso il vuoto. Questo però non esclude un elemento importante. Il guardarail ha completamente ceduto. Due pezzi di cemento sono rimasti in bilico dopo l'incidente, fino a quando non hanno ceduto e si sono schiantati sul mezzo dove già stavano arrivando i soccorritori. Siamo ancora in una condizione di minima incertezza per quanto riguarda eventuali dispersi. Qui siamo in qualche misura ancora impegnati in questa attività e soprattutto adesso siamo qui per assistere qualora ci fossero delle necessità legate al post intervento. Il guardarail che cede, struttura di cui ha la responsabilità Autostrade per l'Italia, che gestisce la A16. Quel tratto che chi vive qui definisce maledetto, tanti incidenti. Gli investigatori hanno già recuperato la scatola nera sull'autobus. Non è stato ancora trovato però una parte importante che registra la velocità, i tempi di percorrenza, i tempi di riposo dell'autista. Sarà così fondamentale fare gli esami tecnici sui freni, ma bisogna trovarli in quell'ammasso di lamiere contorte sotto quei sedili accartocciati l'uno sull'altro. Ringrazio le nostre inviate, grazie Rossana. Noi andiamo avanti con la politica perché su questo fronte è inutile sottolineare che l'attesa è tutta per la sentenza di domani della Cassazione sul processo Mediaset e i diritti televisivi, sì, perché dall'esito, che tra l'altro è un esito tutt'altro che scontato, potrebbe dipendere anche la tenuta dello stesso governo Letta che però da Atene ha parole in merito rassicuranti. Vediamo. Non ho paura per niente, l'Italia è molto più stabile di quanto ci si aspetti. L'economia stavolta non c'entra, la stabilità a cui Letta si riferisce è altra, è quella messa a rischio dalle turbulenze che la sentenza della Corte di Cassazione sul processo Mediaset potrebbe comportare per il suo ampio ma fragile governo, oltre che all'interno del suo stesso partito, il PD, logorato da interminabili polemiche. Sulla stessa linea anche Zanda, che però alza il tiro. La giustizia, dice lui, non può condizionare l'agire della politica e viceversa. Inoltre, le ragioni che hanno portato alla nascita di un governo di necessità non sono venute meno. Zanda avverte poi il PDL, se avrà reazioni eversive, non potremo che prendere atto del venir meno di elementi di principio costitutivi dello stare insieme, tradotto l'alleanza con noi, in quel caso va a farsi benedire. Insomma, niente raffredda l'attesa per la sentenza di domani della Corte di Cassazione su Silvio Berlusconi. Una sentenza che non è detto comunque sia in bianco o nero, visto che le due ipotesi estreme, annullamento o conferma della condanna, non sono le uniche in campo. C'è anche il rinvio. Ci si arriverebbe se a chiederlo fossero gli avvocati di Berlusconi o di uno degli altri coimputati, oppure accogliendo uno dei motivi di ricorso presentati dalla difesa, aprendo quindi le porte ad un altro processo bis milanese con tempi tali da rischio prescrizione. Una sentenza che, come si sa, potrebbe comportare l'uscita di scena del fondatore di Forza Italia, con tempi tuttavia verosimilmente tutt'altro che brevi, e che per ora è accompagnata da un ventaglio di scenari possibili, immaginabili, da dichiarazioni contrastanti e qualche incidente di percorso, come l'intervista non intervista a Berlusconi, firmata a Belpietro e pubblicata ieri dal Libero. Proprio dallo stesso partito continuano ad arrivare, succede ormai da settimane, opinioni sulle eventuali conseguenze che la sentenza avrebbe sulla stabilità di governo. Dopo che Galan e Brunetta avevano parlato di capolinea per Letta, Quagliariello ora ripete invece sentenza storica ma nessuna ripercussione sul governo, mentre la Santanchè e la Biancofiore insistono nell'ipotizzare la possibilità di dimissioni collettive da governo e Parlamento e reazioni popolari. Nitto Palma invece confida in un rinvio della decisione, ma se la Cassazione non si pronunciasse per un rinvio, aggiunge, potrebbe solamente annullare la sentenza in ragione di precedenti pronunce, sempre su casi riguardanti Berlusconi per fatti identici a quelli contenuti nella sentenza milanese. Opinioni, come si vede, contrastanti, levatesi da un partito schierato, comunque compatto con il suo leader. Nel silenzio professionale dell'unico tessitore di tutta la strategia difensiva, quel Franco Coppi, impegnato nel districarsi non in dichiarazioni di carattere politico, ma in una realtà più complicata e ben più cogente, quella delle leggi italiane.
E poi c'è il complesso capitolo delle riforme istituzionali che si inseriscono nell'iter di numerosi decreti e disegni di legge in discussione in questo momento in Parlamento, con sullo sfondo il sempre promesso superamento del Porcellum, che è il vero ostacolo tra le diverse componenti del governo delle larghe intese. Dopo l'intesa raggiunta sulle riforme costituzionali, la strada dei decreti e dei disegni legge che devono essere approvati in Parlamento appare complessa. Come da programma, da questa mattina la Camera è al lavoro sugli ecobonus. Non c'è tempo da perdere. Il decreto scade il 4 agosto e va quindi approvato entro la settimana. Il testo è già passato in Senato, ma viste le modifiche annunciate da parte della Camera, dovrà tornare a Palazzo Madama. Stesso iter per l'altro decreto che il governo ha indicato come prioritario, quello sull'ILVA, che scade il 3, che attualmente si trova al Senato, dove è stato modificato. Quindi anche in questo caso ci sarà bisogno di un terzo voto, stavolta alla Camera, entro sabato. Per evitarne la decadenza, il governo ha già fatto sapere che probabilmente chiederà la fiducia su entrambi i decreti. Il 20 agosto scade invece il decreto del fare, che dopo il via libera della Camera è ora al vaglio del Senato. Inevitabili anche qui le modifiche e forse la fiducia. Il 24 poi scatterà la decadenza per il decreto sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni, mentre il 27 toccherà il decreto su IVA e il lavoro giovanile, il 28 a quello su svuota carceri. Insomma, il carico di lavoro è pesantissimo e mette a rischio per governo e Parlamento anche la pausa estiva, considerando che c'è anche il disegno di legge sulla delega fiscale da approvare, che contiene la riforma del catasto che prelude alla revisione dell'IMU. Ma a parte le misure per l'economia, su cui il governo punta molto, ci sono anche altri due provvedimenti il cui via libera sta molto a cuore all'esecutivo per la valenza politica che rivestono. Si tratta del disegno di legge che abolisce il finanziamento pubblico ai partiti e quello sull'omofobia. La loro approvazione a breve dimostrerebbe all'opinione pubblica che l'azione dell'esecutivo è diretta al cambiamento del paese. Quanto alle riforme costituzionali, il discorso è più lungo e complesso. Il testo è ancora in commissione, approderà in aula alla Camera il 1 agosto, ma solo per la discussione generale. Di voto, come deciso la scorsa settimana in seguito all'ostruzionismo dei 5 Stelle, se ne riparlerà ai primi di settembre. L'eccesso della decretazione d'urgenza è una patologia strutturale nel nostro sistema politico ed istituzionale, ha detto poco fa il presidente della Camera Laura Boldrini nel corso della cerimonia del ventaglio. In questo modo l'attività del Parlamento viene ridotta troppo spesso a ratifica delle decisioni del governo. Infine, come riporta oggi la Repubblica, il governo sarebbe pronto a presentare, tra i primi di settembre e i primi di ottobre, un disegno di legge per riformare l'attuale legge elettorale, eterno pomo della discordia fra PD e PDL. Un piano di emergenza per eliminare dal Porcellum i vizi di legittimità costituzionale in attesa della decisione della Consulta a dicembre. Insomma, un modo per essere pronti ad un piano B in caso di nuove elezioni. Un panorama politico dunque che si inserisce però in un quadro di sempre difficoltà, di sempre grandi difficoltà economiche, anche se però da qualche giorno si intravede qualche barlume di speranza. Vediamo. L'Italia che produce a luglio è diventata più fiduciosa, lo dice l'Istat. Il clima di fiducia appunto delle nostre imprese, che l'Istituto di Statistica misura con un apposito indice, sale di oltre 3 punti, dal 76,4 di giugno al 79,6 di luglio. Un segnale di ottimismo che arriva da tutti i settori, dalle imprese manifatturiere e di costruzione, dal commercio al dettaglio come dai servizi di mercato. E il miglioramento italiano si inserisce per la prima volta in un ottimismo diffuso a livello europeo. Lo stesso indice è in salita in Germania per il terzo mese consecutivo. In Francia tocca il livello più alto da un anno a questa parte, ma si sale anche in Spagna, Olanda, Belgio e Gran Bretagna. Altro dato diffuso dall'Istat oggi è quello sulle retribuzioni contrattuali. A giugno sono in salita dello 0,2% rispetto al mese precedente e dell'1,5% rispetto al giugno del 2012. Nel complesso, nei primi 6 mesi dell'anno, la retribuzione oraria media è cresciuta dell'1,4% rispetto allo stesso periodo del 2012. Segnali dunque, segnali di speranza, seppure con tutte le cautele del caso. Segnali che per l'Italia si irrobustiscono se si aggiungono a quelli diffusi dalla Confesercenti ieri. Tra maggio e giugno nel nostro paese sono stati 7.000 nuovi negozi aperti, più 88% rispetto a marzo e aprile. E un saldo finalmente positivo tra le serrande che si aprono e quelle che invece si abbassano per sempre, come non succedeva ormai dall'anno scorso. Tutti in attesa a questo punto del 14 agosto, quando Eurostat diffonderà la stima preliminare sul PIL da aprile a giugno. Quel dato che si spera dovrebbe interrompere il trend negativo di 6 trimestri e aprire finalmente la porta della ripresa.
Che la ripresa stia davvero arrivando lo sostiene il ministro dell'economia Saccomanni. In un'intervista al quotidiano Il Messaggero ieri aveva detto: la recessione è agli sgoccioli. I segnali si intravedono già in questo terzo trimestre e il 2014 sarà interamente col segno più. E da Atene, dove in visita, arrivano stamattina le dichiarazioni del premier Letta, che da una parte sembra parlare ai greci perché gli italiani intendano: i sacrifici non sono l'obiettivo ma lo strumento per arrivare alla terra promessa, e poi l'annuncio secco: ad ottobre avvieremo un piano di privatizzazioni, perché il 2014, ripete il Presidente del Consiglio, dovrà essere l'anno della svolta per la Grecia, per l'Italia e per tutta l'Europa. Questo vorrà dire... Il Papa che è atterrato questa mattina a Ciampino dopo il suo lungo viaggio in Brasile in occasione delle giornate mondiali della gioventù. Prima di lasciare il Brasile però il pontefice si è concesso una lunga intervista televisiva che ha fatto il giro del mondo, e poi durante il viaggio di ritorno in aereo ha affrontato con i giornalisti anche alcuni temi molto importanti, molto scottanti, come sono quelli, com'è quello dei gay per la Chiesa. Il pontefice ha parlato della cosiddetta lobby dei gay e ha detto che in realtà bisogna lottare contro tutte le lobbies, non certo contro, che il problema non sono i gay ma sono le lobby. E poi il Papa ha anche parlato dello Yorba. Vediamo, di questo parleremo poi più approfonditamente nel TG Cronaca. Intanto vediamo il servizio. È un mondo nuovo quello di Papa Francesco, carico di eventi che non hanno precedenti. Questo è l'ultimo, il pontefice, che si siede come un qualsiasi capo di Stato per un'intervista esclusiva alla più importante TV brasiliana. Ma la differenza con un uomo politico è notevole. Il Papa dice quello che pensa. Nel mondo la forza trainante è la feroce idolatria del denaro. La politica mondiale è economicista, senza etica. Si concentra nel centro, dove girano i soldi, scartando tutto ciò che ha gli estremi e non produce: i vecchi, i giovani, ogni essere umano in difficoltà. E proprio sui giovani Francesco torna dopo la settimana trionfale dedicata a loro e chiusasi ieri con le impressionanti immagini di oltre 3 milioni di persone in festa sulla spiaggia di Copacabana. Non conosco il motivo della vostra protesta, ma un giovane che non protesta non mi piace. È giusto che i ragazzi si facciano sentire perché sono portatori nel cuore di una visione utopica del futuro. Il nostro compito è ascoltarli e proteggerli dalle manipolazioni. Per farlo il Papa ricorda che intanto bisogna dare il buon esempio, quei piccoli gesti che hanno dato speranza al mondo. Il Papa che porta la valigia su per le scale dell'aereo, che gira in utilitaria, che parla del matrimonio come ha fatto ieri prima di partire dal Brasile con i ragazzi che hanno lavorato all'organizzazione dell'evento, come di una rivoluzione, una ribellione contro la cultura del provvisorio e dell'irresponsabilità. E poi comunicare, cercare un contatto ogni volta che è possibile. E per questo si rifiuta di farsi chiudere nella Papa mobile. Io non tengo miedo. Sono inconsciente. Non ho paura, diciamo che sono un incosciente. Se vai a trovare degli amici, non puoi farlo chiuso in una scatola di plexiglass. Devi abbassare il vetro. Francesco è già a Roma e è atterrato questa mattina dall'aereo e ha mandato gli ultimi messaggi, un tweet di ringraziamento a tutto il Brasile, qualche parola per la security messa a dura prova. Avete fatto un ottimo lavoro, lo so che sono un cliente difficile. Prima di tornare alla cura degli scandali che ha promesso di riformare, un'ultima preghiera a Santa Maria Maggiore. Poi a Santa Marta con gli altri sacerdoti, sempre perché non c'è vita senza contatto con la gente. Diciamo che lo faccio per ragioni psichiatriche, da solo non so stare. E ora l'Egitto sempre più dilaniato e sull'orlo di una guerra civile, con gli islamisti che hanno annunciato per domani una manifestazione, una marcia di oltre 1 milione di persone. Dopo la strage di 2 giorni fa, 83, le vittime ufficiali fedelissimi di Mohamed Morsi, sempre accampati in Rabah Square, ripetono: se ci cacciano da qui occuperemo altre strade, altre piazze, dovranno bombardarci per mandarci via. E poi c'è chi canta che gli agenti antisommossa sono in realtà degli hooligans, come dire frange, violente e non controllate. Atmosfera complicata, insomma, è per domani. Dagli islamici è annunciata una nuova marcia ribattezzata del milione di martiri. Tutto questo nonostante il nuovo monito dell'esercito e della polizia di non oltrepassare
passare il limite della protesta, che significa non attaccare uomini e basi militari. Monito rivolto ai sostenitori dell'ex presidente fondamentalista, ora agli arresti, come dalle prime ore del giorno lo sono anche due leader del partito islamico moderato Al-Wasat, vicini a Mursi e accusati dalla procura di istigazione alla violenza, forse il reato più comune in questi giorni di guerra non ufficialmente dichiarata tra forze armate e fronte islamico tutto. Questo nonostante la richiesta americana di liberare Mursi e i suoi attualmente in prigione e di fermare gli arresti dei leader della Fratellanza Islamica, arresti definiti più di una volta arbitrari dal capo della diplomazia di Washington. Tutto ciò a testimoniare quanto sia difficile la gestione sia interna che esterna della crisi. Tra le parti in queste ore proverà a mediare la baronessa Ashton, responsabile della politica estera dell'Unione Europea, arrivata ieri al Cairo. L'altro fronte della crisi egiziana intanto è il Sinai, dove milizie armate, integraliste, esercito e polizia si danno battaglia quasi ogni giorno da almeno 2 settimane. Ultimo episodio nella notte con il lancio di razzi su una base della polizia di Al-Arish nel nord della penisola. 12 ore prima l'esercito aveva annunciato l'uccisione di almeno 10 miliziani dopo un raid delle forze speciali. In Italia invece la Digos questa mattina ha perquisito le abitazioni di alcuni attivisti notavi in Val di Susa e a Torino, e la notizia è che l'accusa per la prima volta sarebbe quella di attentato per finalità terroristiche o eversione. Era il 14 maggio scorso, quando il procuratore capo di Torino Giancarlo Caselli commentava l'ultimo blitz dei notav al cantiere di Chiomonte, parlando di un atto di guerra militarmente organizzato. A quell'azione ne sono seguite altre che, sempre a giudizio degli investigatori, hanno segnato un cambio di strategia, con iniziative che si configurano soprattutto come azioni militari. Tale almeno è stato ritenuto l'assalto al cantiere di Chiomonte del 10 luglio scorso, per il quale oggi sono stati recapitati 12 avvisi di garanzia per altrettanti esponenti del movimento, con l'accusa di attentato con finalità terroristiche o eversione. Un capo di imputazione pesantissimo che fa riferimento all'articolo 280 del codice penale, che prevede pene da 6 a 20 anni. Anni di reclusione. Su mandato dei PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo, titolari dell'inchiesta, la Digos ha effettuato all'alba di oggi una dozzina di perquisizioni in abitazioni a Torino e in Val di Susa, ma anche presso l'osteria La Credenza di Busoleno, luogo di ritrovo di molti attivisti del movimento. I sopralluoghi hanno portato al sequestro di materiale definito dagli inquirenti interessante. Non sarebbero comunque stati rinvenuti armi o oggetti contundenti, ma soprattutto materiale informatico. Quel 10 luglio scorso il cantiere di Chiomonte fu assaltato da un gruppo di manifestanti a volto coperto che tagliarono le reti di recinzione e lanciarono petardi, molotov e pietre ad altezza Duomo. Sul posto vennero poi rinvenuti anche alcuni petardi inesplosi. Per i notav l'accusa di terrorismo è una dichiarazione di guerra. La militarizzazione, scrivono gli attivisti su Twitter, è quella messa in campo da istituzioni e forze dell'ordine che hanno blindato la valle. Noi, spiegano, non facciamo che resistere. Intanto hanno organizzato per oggi pomeriggio una conferenza stampa a Busoleno. Proprio ieri in valle c'era stata una grande marcia pacifica a cui avevano preso parte molti sindaci della zona, mentre gli ultimi scontri significativi al cantiere risalgono alla notte tra il 19 e il 20 luglio. Sarebbero allo studio degli attivisti notav altre iniziative di lotta. Proprio questa mattina in un comunicato scrivono che quella della procura è una vera e propria provocazione che non li intimidisce e che necessita una risposta determinata e corale. Il calcio, per il calcio oggi a Milano verrà sorteggiato il calendario di Serie A, mentre in serata a San Paolo grande attesa per la presentazione del Napoli, ma appunto il Napoli in lutto per questa tragedia autostradale, quella del Pullman di cui abbiamo largamente parlato in apertura del telegiornale. Il Napoli appunto ha annunciato di aver annullato questa festa che era prevista per questa sera allo stadio San Paolo. Vediamo. Il solito rito dei calendari quest'anno solletica ancora di più l'interesse dei calciofili. La Serie A, che oggi taglia il nastro, riparte il 24 agosto con più fascino per l'arrivo di quei campioni che snobbavano l'Italia. Forse è prematuro parlare di rinascita, ma con Higuain, Tevez e Gomez aumenta la cassa di risonanza e anche la qualità del torneo. Si parte subito all'insegna del tutti contro tutti, perché non ci sono teste di serie. I campioni d'Italia e il Milan giocheranno fuori casa la prima partita, mentre ci sarà l'esame di San Siro al debutto per la nuova Inter di Mazzarri. L'embargo per le sfide di cartello, come per i 5 derby, vale solo nei turni infrasettimanali.
Al varo della stagione non ci sarà Aurelio De Laurentiis, che 2 anni fa si era lamentato per gli abbinamenti del suo Napoli al ridosso della Champions. Stasera non sarà a Milano perché al San Paolo ci sarà il bagno di folla. 60.000 spettatori per il primo abbraccio della città Gonzalo Higuaín, che fa sognare nel dopo Cavani. Ma il presidente vuole regalare un altro colpo a Rafa Benitez per l'attacco. In primo piano c'è sempre Jackson Martinez del Porto. Trattativa difficile, ma Napoli non molla la presa. È diventata ormai una telenovela la storia del passaggio di Honda al Milan. Il presidente del CSKA a Mosca non abbassa la richiesta di 5 milioni per cederlo subito e dice che altri club offrono di più. Galliani guarda sempre all'Aic, che ancora non rinnova con la Fiorentina. Della Valle vuole evitare un Montolivo bis, o firma o va via non meno di 10 milioni. Intanto Allegri deve fronteggiare gli infortuni di Robinho e Bonera. Il Milan la prossima settimana giocherà negli Stati Uniti l'International Champions Cup insieme a Inter e Juventus, con la presenza anche di Real Madrid e Chelsea. Ora ci fermiamo un momento, tra poco saremo di nuovo in studio. Eccoci qui, dunque non ci sono aggiornamenti delle notizie, ma ci sono gli approfondimenti di TG Cronache con Caterina Bizzarri, dove si parlerà nuovamente e anche nel corso di collegamenti con Avellino della terribile tragedia, del terribile dramma del pullman che si è schiantato e che ha fatto 38 vittime ieri sera in Irpinia. Poi si parlerà anche del viaggio del Papa in Brasile, del pontefice Papa Francesco, che è tornato questa mattina in Vaticano, è atterrato a Ciampino. Poco prima aveva dato una lunga intervista televisiva a Rete Globo, che ha fatto il giro del mondo, e poi durante il viaggio in aereo dal Brasile a Roma Bergoglio ha parlato lungamente anche con i giornalisti e ha affrontato alcuni temi molto importanti come quello delle lobbies, dei gay e anche dello IOR. Di tutto questo sentirete subito da TG Cronache. Arrivederci e grazie.